Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: "Spiegaci la parabola della zizzania nel campo." Ed egli rispose: "Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Gesù congedò la folla ed entrò in casa. Ha appena narrato la parabola del seminatore, poi si ritira in casa con i suoi che si avvicinano a lui. Vanno da Gesù per capire meglio la sua parola, la sua vita, per comprendere la loro stessa vita che egli svela. Per fare questo è necessario accostarci davvero a Gesù, per guardare con i suoi occhi, dal suo punto di vista. Da lì si capiscono le cose e lui ci fa capire. E questo è il punto di partenza del brano evangelico di oggi, accostarci a Gesù con il desiderio di ascoltarlo, avvicinarci a Lui, amato, con il desiderio di comprendere quello che ci sta dicendo, perché è Lui il nostro Maestro. Gesù parla del regno, di come Dio agisce nella storia, incarnato nell'agire, nel parlare, nel vivere e nell'amare di Gesù stesso. Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. È Gesù che semina il buon seme, il bel seme, la parola che ci è donata, l'annuncio della buona notizia che Dio è Padre e noi siamo figli, quindi fratelli. Il bel seme è questa relazione che ci fa figli e fratelli. Il campo è il mondo, il seme buono sono i figli del regno. Le zizzanie, perché sono tante, sono i figli del maligno. Tutto il mondo è campo di Dio, il campo che Egli semina senza mai stancarsi. Tutti siamo dentro questo campo, per quanto peccatori, per quanto pieni di zizzanie, siamo sempre dentro questo campo, ci siamo dentro tutti. La parola di Dio è seminata nel mondo concreto quale esso è, nel mondo intriso di bene e di male, intrecciato di cose buone e cose cattive. Dobbiamo imparare la pazienza di Dio, la sua misericordia verso gli altri e verso noi stessi, perché c'è il giudizio di Dio e il suo giudizio è la misericordia, è il perdono. Non dobbiamo estirpare la zizzania, ma dobbiamo imparare a guardare noi stessi, gli altri, il mondo con gli occhi di Dio, occhi di misericordia. Non possiamo cambiare gli altri, ma dobbiamo cambiare noi stessi, convertire il nostro cuore e guardare tutto come lo guarda Dio, con misericordia, con benevolenza, con pazienza, perseverando nell'attesa del bene. Il giudizio di Dio ci è già dato nella sua parola, nella parola che ci dice non giudicate e non sarete giudicati. Col giudizio con cui avrete giudicato, sarete giudicati, anche se, aggiunge Giacomo, la misericordia ha sempre la meglio nel giudizio di Dio, perché Lui avrà sempre misericordia. La zizzania la si raccoglie e la si brucia nel fuoco alla fine. Alla fine, tutto ciò che noi non è amore e misericordia brucia, non ha senso, non è vita. È l'incontro con Gesù che bruciandoci ci trasforma e ci libera per farci diventare veramente noi stessi. Attraverso il fuoco resiste l'amore. Tutto ciò che non è amore verrà bruciato dall'amore. Questo è il mistero del giudizio di Dio e noi lo lasciamo a Lui.